Fantateatro è tantissime cose. Molta semplicità, con molta umiltà, fare un servizio pubblico che parli ai bambini. C'è una logica simile alle compagnie d'un tempo. Ed è una realtà artistica che ha un grande potenziale, cioè quello di poter cambiare il mondo, perché parte dai bambini che sono il nostro futuro. Perché i bambini? Perché fondamentalmente Fantateatro nasce dall'immaginazione, dalla passione di Sandra, che è come me un'educatrice, una pedagogista. Iniziare dal punto di vista pedagogico a formare delle menti, e lo fa partendo da delle storie. Il sabato, la domenica si va al cinema, perché andare a teatro? Ma perché andare a teatro? Una follia andare a teatro. E invece, ma guarda, se c'è quel matto di Tommy, se c'è Marcone, allora magari dai, andiamo a vederli, e scoprono che c'è un universo di possibilità. Signore! Ah, e parla piano, un po' di creanza! Non ti hanno insegnato che con i malati si usa un tono di voce basso? Signore, c'è un... Ma basta, mi sfondi le orecchie, ho mal di testa, ho mal di testa. Signore! Come? Vi ho detto! Che cosa? Vi ho detto che di là c'è un signore che vuole parlarvi! Che venga pure! Per me Fantateatro, sì, viene inteso come lavoro, ma spesso non viene sentito come lavoro. Direi che per me è un traguardo. È una famiglia che condivide un progetto comune, che è quello di fare teatro per i bambini. È un ambiente dove innanzitutto io personalmente sono felice. È bello fare gli spettacoli, è bello salire sul palco, è bello quello che ci viene dato dal pubblico. È bello cambiare teatro ogni giorno. La cosa bella è proprio questa, cioè quella di non avere magari 2, 3, 4 titoli che girano durante l'anno, ma sono 30, 35, a volte 40 titoli diversi in altrettante forse città diverse. Fantateatro sicuramente è quel desiderio, quel qualcosa di felice a cui devi pensare se vuoi volare con la polvere magica. Bravo capitano, il più bravo di tutti! Bravo! Abbiamo vinto! Un giro! Stai fermo! Peter Pan, non vorrei colpire un vecchio disarmato senza una mano! Restituisci subito la spada! Era l'altra! Birichino! Quella è la casa di Babbo Natale! Che cosa aspettiamo? Andiamo! Insegui i tuoi sogni, non abbandonarli mai. Tutto si può fare se ci crederai. Insegui i tuoi sogni, non abbandonarli mai. Tutto si può fare. Luglio 2008, che è una data importante perché è la data in cui è ufficialmente nato Fantateatro. Quando abbiamo depositato all'ufficio delle entrate l'atto costitutivo, nel senso che dopo aver preso la decisione siamo andati io, Gianluca e Sandra all'ufficio delle entrate e abbiamo proprio fatto nascere la partita IVA, e
mentre Sandra era dentro che faceva tutte le pratiche, noi due eravamo fuori. E io ero col cane, con Capitan Chaos. E gli mettemmo gli occhiali che Sandra aveva lasciato a noi e cominciamo a fotografarlo nella sala d'attesa, attirando l'attenzione di tutti che ridevano come pazzi, soprattutto Gianluca. Fantateatro è cambiato tantissimo. Da compagnia di quartiere, se si può dire così, è diventato un gruppo di teatro della città. Non si è mai gli stessi, ci si reinventa in continuazione. La cosa bella forse è anche questa, che siamo riusciti in 10 anni ad andare avanti continuando ad essere noi. L'attività si è sviluppata, sono aumentate le attività di laboratorio, gli spettacoli teatrali. È cresciuto, si sono aggiunte altre persone, si sono aggiunti dei copioni e quindi si sono aggiunte delle belle avventure che abbiamo passato insieme. No, non credevo saremmo arrivati a questo punto. Del tuo 16° anno di età. Obla la bacchetta. È mia. Certo. Non tua. Lo so. Rubone. Al compimento del tuo 16° anno. Non guardare! Mi fissa sempre, hai capito? Fissone! Tra 10 anni me lo immagino così. La Sandra che sarà identica come oggi. Tommy che ricomincerà a fare Peter Pan. Magari sempre cantando fantafavole nelle scuole materne. Mi immagino mio figlio che fa l'orco puzza e che e io che vado a vederlo. Fanta, fanta, fanta favole, strizza la mente se sei abile. Indovina, indovinello, rispondi giusto, usa il cervello. Il linguaggio è particolare. Nel senso che vengono utilizzati tanti tipi di linguaggio. Per me il linguaggio di fantateatro è unico, non è teatro ragazzi e basta, non è solo per i bambini, è per cioè, tutte le età. Fantateatro è un mezzo per creare un pubblico di bambini che un domani sarà un pubblico di adulti. E la capacità, secondo me, di fantateatro è quella di saper portare questi linguaggi a un livello fruibile per un pubblico di bambini o comunque per un pubblico non particolarmente alfabetizzato dal punto di vista teatrale, conservandone la qualità e l'unicità e semplificandoli senza svilirli, mantenendo comunque la poesia, mantenendo il livello alto di tutte queste tecniche portate a una capacità di comprensione anche per i bambini. Il linguaggio di fantateatro quindi non è un linguaggio semplificato per i bambini ed è questa la sua forza. Il linguaggio di fantateatro è un linguaggio che i bambini possono apprezzare. Tenere vivi nei bambini i grandi valori. Noi attraverso il gioco del teatro e attraverso lo spettacolo teatrale e le storie che raccontiamo teniamo vivi dentro di loro questi valori che hanno già dentro. Quindi il mondo va proprio alla rovescia se diventa fuorilegge un uomo che aiuta il popolo dalla cattiveria di un re scellerato. L'importante è il contenuto, l'importante è il messaggio, perché sappiamo che lo spettatore che abbiamo di fronte necessita prima di tutto di quello. Il linguaggio di fantateatro
è la magia di fantateatro, per cui è inspiegabile come ogni magia. La notte guarderai le stelle. Io vivo in una di quelle. Uno spettacolo nasce nella mente di Sandra. Facciamo uno spettacolo, da questa affermazione a metterlo in scena ci sono tante idee perse, tanti sogni che uno lascia nel cassetto. Sandra riesce a realizzarli. E poi si fanno le prove, si cercano i costumi più adatti, si pensa insieme allo scenografo Federico Zuntini, Sandra e Federico pensano insieme a qual è la scenografia o la tecnica da utilizzare per raccontare lo spettacolo, poi si fa una barra due prove e si va in scena. Cioè sono delle tecniche che nessuno ha utilizzato e non riesce a utilizzare in altri teatri, e io senza fare teatro non avrei mai potuto recitare con delle tecniche particolari come quella. Si produce scenografie, si produce costumi, tutto nasce da fantateatro, e fantateatro tutto quello che crea lo crea con i suoi mezzi, con le sue mani. Ci sono soluzioni sceniche di vario tipo, i pupazzi sono utilizzati in tanti modi, ci sono degli attrezzi veri e propri creati come lo zuntografo che ci permette di interagire con delle sagome ritagliate, abbiamo utilizzato a volte la sand art, utilizziamo i filmati, utilizziamo le proiezioni, il tulle o la trepolina o lo schermo. A Fantateatro abbiamo una vera e propria costumeria, l'atelier Fantateatro, e anche la costumeria ha 10 anni esattamente come la compagnia. In principio era il caos, avevamo 2 scantinati dove era raccolta tutta la roba, però era ammassata. Adesso è maniacalmente catalogata. Ci sono tutti i vestiti divisi per genere, ci sono i vestiti delle principesse, i vestiti dei cavalieri, abbiamo proprio sul tecnico l'800, il 600, il 500, e c'è già uno spettacolo, nel senso che molto, molto dei nostri spettacoli lo fanno i costumi. Adelaide, ma cosa stai dicendo? Mamma mi era appisolato solo un momento. Adelaide, guarda che ho fatto un sacco di cose anch'io, ho pulito la stalla, ho muto le mucche e ho preso le uova dalle galline. Adelaide, ma ho fatto un sacco di cose anch'io, no, ti assicuro. E io ho fatto bucato, ho pulito il pavimento di casa, ho fatto tutto. Non è esattamente la stessa cosa, anzi le due cose raramente vanno insieme. Accidenti come sei elegante. Aspetta, più incisiva qui. Accidenti come sei elegante. Io sono sempre elegante, non è vero, signor Wolfing? Lei è assolutamente perfetta, signorina Fairfax. Intendo migliorare in molte direzioni. Siamo arrivati. Davvero ti inviare? Che cosa manderei per poterlo leggere, posso? Che cosa manderei per poterlo... Cioè, capisci? Cioè, la prima parte, o dopo per me, è innamorata, tutto innamorata. Sì. Però non è difficile modulare. Conoscersi bene, volersi bene, permette a Fantateatro di avere dei tempi di lavorazione brevissimi. Di poter andare in scena con poche prove. Ma perché? Perché ci si conosce bene. I spettacoli di fantateatro sono anche, diciamo, quasi scritti sull'attore. Alcuni personaggi nascono anche casualmente. Ma certo, è una situazione nuova, no? E allora abbiamo bisogno di una favola nuova! Sì, con un eroe nuovo. Un eroe nuovo? Sì. Gatto Lupo nasce dagli spettacoli dei Tre Porcellini, da Cappuccetto Rosso, e poi è stato talmente stravolto il personaggio. Mi ricordo una volta dissi: ma io non mangio la nonna perché io sono vegetariano. Dunque? No, come dunque? Questa mia condizione mi ha creato... Lei non mangia la carne, esatto. È vegetariano, ma... E poteva essere proprio la sua forza questa, essere vegetariano, è un po' diverso, ma
sempre lupo. Serraturo, un altro spettacolo, ancora un altro personaggio, nasce da un imprevisto, nel senso che durante uno spettacolo che parlava di una principessa che doveva essere salvata da un prode cavaliere, il prode cavaliere non aveva i pantaloni, li avevamo dimenticati, quindi è uscito vestito alla serratura e da lì poi è nato il personaggio di Serraturo col suo caschetto biondo, il suo cuore puro. Il mio nome è Arturo, Sir Arturo, ma voi e solo voi potete chiamarmi Serraturo. È un'innata passione per lucchetti e serrature. Guarda caso, voi siete rinchiusa in una torre, ma presto sarete libera, perché io vi salverò! Con tutti questi uccellini e i fiorellini e si basta! Voglio che tutto diventi grigio, nero, al massimo con delle sfumature verdi, bava di rumore. Siamo i pirati. Che dite? Chi vuole partire? La luce, le onde. È bello, sai, capire che è così. Lontano per poi immaginare. Ecco perché mi sento a casa qui. E quando alla fine dello spettacolo vedi com'è contento il pubblico, com'è contento, come siamo contenti tra di noi, ti dà una forza, un'energia che dici, cavolo, non ho fatto nessuna fatica né di prove né di tempo in cui magari sono stato sotto stress, sotto agitazione, sparisce tutto. E allora io so ruotare, babbo, ti porterò io sulle spalle. Io sì, sicuro. Oh, certo, babbo. Per una volta sarò io a prendermi cura di te. Andiamo. Vieni, babbo. Si torna a casa. La cultura porta un po'
la voglia di sognare e di creare. Vattene pure, chi ti trattiene? Il mio stupido cuore innamorato. Innamorato di Lisandro. Innamorato di Demetrio. Cerchiamo di portare ai bambini attraverso il teatro a farli conoscere tutti i grandi classici della letteratura, sia letteratura per l'infanzia, sia letteratura teatrale, da Shakespeare a Molière, alle favole, alle fiabe di Andersen o dei fratelli Grimm, insomma di portare cultura ai bambini e anche alle famiglie. Il reggimento parte. Cugino, io ve lo affido, proteggetelo, per favore. Ma io... Fate che non gli succeda niente. E mi raccomando, promettetemi che mi scriverà. Ecco, questo sì, ve lo posso promettere, che scriverà delle lettere bellissime. Sì, Cugino, amore mio, amore mio. Quando vado nelle scuole dico ai bambini che io faccio un lavoro davvero particolare perché il mio lavoro è quello di raccontare storie. E grazie alla speranza e alla voglia di credere nella fantasia, nei sogni, l'uomo può progredire e quindi può risolvere i propri problemi e quindi può affrontare la vita di tutti i giorni. Emozioni pure, vere, create davanti ai tuoi occhi in modo che tu possa crederci e che il messaggio di Fantateatro ti possa arrivare direttamente al cuore. C'è una battuta che dice il Ghignagatto nello spettacolo di Alice nel Pentagramma delle Meraviglie, dice che la musica nasce dal cuore degli uomini e ritorna al cuore degli uomini. C'è forse qualcosa di più bello? Io credo che Fantateatro sia musica e che faccia esattamente come la battuta che dice il Ghignagatto. Quindi il nostro linguaggio e il cuore, il nostro obiettivo è arrivare al cuore degli altri. Ma no, aspetta un attimo, mi hai fatto capire una cosa molto importante. Che cosa? Che la musica è un modo che gli uomini hanno per comunicare. Brava! Un altro aspetto è quello dei laboratori. I laboratori sono una parte fondamentale di Fantateatro. Si insegna ai bambini che cos'è il teatro, si insegna ai bambini che il teatro non è una cosa noiosa, il teatro è qualcosa che dona emozione, il teatro è qualcosa che ti porta a sognare. Perché hanno un format unico legato alla pedagogia e il teatro, quindi giochi mentre impari. E comunque ti dà la possibilità di pensare a qualsiasi cosa. Di non avere freni nell'immaginazione, di che non esiste giusto o sbagliato, perché l'immaginazione è tua, puoi creare quello che vuoi, non è vincolato. Tu stai facendo male, tu stai facendo giusto, tu, lui è bravo, lui è cattivo, no. Tra le cose che preferisco c'è il concetto di collaborazione. La maggior parte dei giochi funzionano proprio sulla collaborazione e sull'ascolto. In questi anni abbiamo realizzato questa modalità delle cinque regole d'oro del teatro
che in maniera molto semplice vuole mandare ai bambini questo contenuto del fatto che ci sono 5 regole d'oro fondamentali che riguardano la spazialità, l'uso della voce, l'immaginazione, l'utilizzo della fantasia, come il guardare il pubblico facendo delle espressioni del viso riguardanti le emozioni. Valorizziamo i bambini nel loro gioco del far finta di. Attraverso questo gioco noi inseriamo le favole, i racconti, le storie. Attraverso questi giochi qua mettiamo dentro anche degli esercizi teatrali. Perché tutti questi giochi sono fondamentali? Perché poi dopo loro vincono le loro paure e acquistano sicurezza per affrontare la vita. E quindi la soddisfazione più grande è proprio vederli mettersi in gioco. La Fanta Dance Academy. Sono una delle maestre di danza. Abbiamo iniziato con 2 giorni a settimana dove facevamo 1-2 ore e ad oggi abbiamo lezione dal lunedì al venerdì 4 ore al giorno. Abbiamo anche Elisa Tassinari che è la prima che si è occupata di questo progetto, è Claudia Capponi, che è arrivata dall'anno scorso e che ha inserito il fattore acrobatica. E spaziamo dall'edudanza alla danza classica, al modern, all'acrobatica, all'hip hop e perché no, da quest'anno anche abbiamo dancehall. Gli spettacoli, ogni volta succede qualcosa nel backstage, andrebbe fatto un video di 2 ore raccontando aneddoti su aneddoti. Ma sono tanti i momenti, i luoghi, le situazioni che ricordo con felicità. Sta per iniziare lo spettacolo, io facevo all'inizio una scena in cui proprio si apriva il sipario, iniziava lo spettacolo con io che dormo sul palco da solo. E allora mancano 30 secondi all'inizio dello spettacolo, io vado sul palco, mi metto sdraiato, appoggio l'orecchio destro sul palco e a quel punto succede la magia più grande della mia vita. Si spengono le luci nel teatro, reazione dei bambini alle luci che si spengono nel teatro, ovvero il segnale che sta per iniziare lo spettacolo, boato di 1000 bambini che fanno tremare il palco. Io avevo l'orecchio appoggiato su quel palco ed è stata a pelle d'oca, poi si è aperto il sipario, lo spettacolo è andato benissimo. Quest'estate abbiamo, durante il centro estivo, abbiamo suonato e cantato dal vivo davanti ai bambini, abbiamo messo su una band musicale e abbiamo suonato davanti ai bambini. Era una bambina tutta ricci, sti capelli ricci, a un certo punto mi guarda, era il primo apprendista che facevo, lo facevo a una festa di compleanno, uno spettacolo, e mi guardava dall'alto chiedendomi, mi guardava e mi fa: ma tu non sei uno stregone vero? E io lì ho capito, ho detto: guarda, cioè è meraviglioso, perché poi il suo concetto era: cioè tu stai facendo finta.
Durante una replica del Gatto con gli stivali al Teatro Fanin, io interpretavo la parte dell'orco del Gatto con gli stivali. Dovevo indossare questo mascherone enorme, ha una visuale che è più o meno grande così. C'era un pubblico invisibilio, uscivo in quinta, mi cambiavo da orco in elefante. Grazie, ma complimenti! Certo, però l'elefante è facile. Oh, ma me l'hai chiesto tu, eh? Non capivo più niente all'interno di questo mascherone, tanto che facendo queste evoluzioni assurde di fronte a Simona, ho iniziato a roteare su me stesso. La direzione era quella sbagliata e io sprofondo all'interno della buca dell'orchestra durante lo spettacolo. Ah! Oh, attento, attento! Io non mi sono fatto assolutamente nulla e ne sono uscito indenne. Una replica della Bella e la Bestia. E alla fine dello spettacolo ci siamo ritrovati tutti noi a parlottare di come era andato lo spettacolo e Sandra venne da me facendomi dei complimenti inaspettati che non mi aspettavo in quel momento. È una cosa che mi porta veramente tanto nel cuore, perché non è scontato innanzitutto che qualcuno che conosci da poco ti venga a dire quelle cose in modo così sincero e sentito, e lo senti quando è così. Se ci fosse stato uno qualunque di quelli che sono qui, l'avrebbe subito raccolta e l'avrebbe indossata. Giusto, ragione. Masconata da spaccone. Ah sì? Sì? Portatecela qui allora. Vedrete che ci sarà la fila per prenderla e andare per primo all'assalto sventolandola come una bandiera. Masconata anche questa. Ah sì? La mia fascia rimase presso il territorio nemico, dove nessuno, e dico nessuno, potrebbe trovarla. Ma davvero? Fantateatro ti cambia la vita, questo è un dato di fatto. Un giorno sei un ragazzo normale che ha fatto una scuola normale, il giorno dopo hai realizzato il sogno della tua vita, sei davanti a un pubblico che ti ascolta, fai quello che ti piace. 1000 persone che sono 2000 occhi che ti guardano, questo già di per sé cambia la vita di una persona, secondo me. Io ho fatto una scelta anche artistica, per cui ho detto quello che sto trovando qua è impossibile che ci sia fuori. Sicuramente entrare in una realtà come questa ti cambia veramente un po' i piani. Una passione è diventato un mestiere, una cosa nuova. Il fantateatro mi ha insegnato ad essere più vero nei confronti delle persone. Non avevo mai trovato un ambiente così accogliente e comprensivo. Se non ci fosse questo rapporto affettivo tra tutti, Fantateatro non sarebbe quella che è. Siamo sempre insieme, ci siamo un po' scelti. Cioè è come giocare col Brasile, ci si trova sempre, no? È inutile guardare se c'è l'uomo per passare la palla, sai benissimo che lì c'è. C'è proprio questo ambiente di allegria e dove tutti ci aiutiamo. È uno dei segreti del funzionamento di Fantateatro, che uno può contare sempre sugli altri. Ci rispettiamo molto e quindi rispettiamo le nostre differenze e comunque umanamente stiamo molto bene insieme. Non lo descrivo come una compagnia di teatro ragazzi, lo descrivo come una famiglia. Dal vivo porta veramente a far sì che le emozioni siano vere.
e quindi i vostri bimbi oggi, insomma, vivranno un'esperienza proprio anche dal punto di vista pedagogico molto molto forte. Sandra è la nostra regista ed è una regista unica, speciale. Che è un po' il grande capo di questi amici. Grazie a lei stiamo ancora andando avanti perché c'è stato questo piccolo filo conduttore che ha saputo guidare tutte queste menti. Il segreto di Fantateatro si chiama Sandra, sono sicura di questa cosa qua, e, perché ha una visione superiore delle cose. I processi creativi sono processi importanti, più sviluppiamo la creatività da piccoli, più abbiamo la possibilità di imparare ad avere opzioni nei momenti di difficoltà. La creatività va sviluppata, va potenziata, e un percorso teatrale fatto fin da piccoli può davvero rafforzare i processi creativi, che sono quelli che danno le soluzioni ai problemi. Sentirsi rispettati, sentirsi voluti bene, sentirsi protetti ti dà maniera di sbocciare, ed è quello che è successo a me. Io ho iniziato con Sandra, ero giovanissima, avevo 20 anni, e per carità mi piaceva, ero anche penso portata, ma con lei sono riuscita a esplodere. Se non ci fosse stata lei 25 anni fa a mettermi su un palcoscenico, adesso magari farei altro. I Tre Moschettieri fu il primo spettacolo e mi ricordo che Sandra mi disse la prima cosa, avevo la barba lunga al tempo, e mi dice: la barba ce l'hai, adesso vediamo se sai anche recitare. Imparammo tanto da questa avventura, io imparai a mantenere le mie promesse e Dorothy imparò tantissime cose, ad avere fiducia in se stessa e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Imparò quant'è importante avere degli amici veri e fidati, e soprattutto imparò che nessun posto è come la propria casa, e la propria casa è dove vivono le persone a cui vogliamo bene.